Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say a word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't feel them shed a tear, 'cause I'll be your one-up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. It's no power of my dancing. You know that you're my superstar. No one else can take me this far. I'm flipping the switch. Get ready for this. The wheel, take a chance. Every journey starts a new romance. A new world's calling out to you. Take a turn off the path. Find a new addition to the cast. You know that any captain needs a crew. Take it in stride as you move side to side. They're just different points of view. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Come on and jump up in the air. Jump without a care. Jump up 'cause you know that I'll be there. And if you find you're short on joy, don't fret, just don't forget that you're still a one-up boy. So go on, straighten up your cap. Let your toes begin to tap. This rhythm is a power tune. Don't forget your superstars. No one else could make it this far. But go through that dash. Now you've got panache. Oh, let's do the Odyssey. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and we'll
Thank you.
E ciao a tutti, raga. Benvenuti a questa live. Vedo che siamo già in setti caricati a vedere Super Mario Odyssey sulla Nintendo Switch. Lo solamente io uso sempre un really hardware. Questo è il joystick, il joypad della Nintendo Switch. E ci correremo a Super Mario Odyssey. Non si sente un cazzo, Duncan. Come non si sente? Il microfono sta funzionando. Ma è acceso il... Aspettate, ragazzi, è acceso. Pronto. Mi sentite bene, ragazzi? Pronto. Un feedback, prego, se mi sentite bene o no. Si sente piano. Si sente piano. Aspettate, ma... Si sente piano. Ma il volume è a tutto, ragazzi, il volume del microfono è a tutto, si sente bene. Lupai dice si sente bene. Ciao, Daniele Breda. Ma il mi vendo mi veno il microfono è a malta. Ragazzi, gli altri, mi sentite bene, Lupari? Daniele, mi sentite bene come volume? Perché io vedo che qui il volume del microfono è a palla, è buono, ragazzi. No, non sono su YouTube, sono su Twitch e Facebook. Sì, tutto ok. Ciao Dancone, ciao Rollo. Vediamo che Rollo, tu mi senti bene come microfono? Lo senti bene? Vediamo Rollo se non mi sente bene perché... Rana, lo dici che no. Si sento anche la notifica che tu... Si sen ti sento solo... Sì, sento solo le notifiche. Ma la mia voce si sente bene? Ah! Allora niente. Speriamo che okay, ragazzi, cominciamo. Come sempre... Ricomincio a dire che lo sto giocando su Real Hardware, sulla mia Nintendo Switch, comprata da mia moglie questo Natale. E devo andare a cucinare. Ok, a dopo allora, Lupari. Sì, hardware della Switch, che è questo, ragazzi. Insomma, giochiamo questo Super Mario Odyssey, che è il primo perché c'è pure il secondo. Io l'ho sulla Nintendo. Ricordo sempre che sotto lo schermo del gioco c'è la barra Let's Help, che sto collettando dei fondi per i bambini nelle Filippine contro il coronavirus. Se volete donare qualcosa, sotto c'è il link dove potete donare voi. Aspettate che devo aggiustare qualcos'altro qui. Dan. Non si sentono. Quello punto pure. Ma vogliamo vedere nella tue sembianze umane.
Sono già umano. Ranalino. Sono già umano. Fino a che ora life? Non si sa. Non si sa. Poi se fra 2 ore lo pari. Ciao Roberto Preda da Facebook. Bella Duncan, grazie. Ma cominciamo questo gioco. Un po' il volume del gioco. Ecco. Che sono sempre rollo, grazie. Ciao, ciao Lupare, buona cena. E cominciamo il gioco. Che ha fame lo pari. Come si sente il volume del gioco, ragazzi? Si sente bene? Un feedback roll, prego. Un feedback. Ma perché non stai su YouTube? Perché YouTube ha sempre problemi con la chat. Oggi ho scelto Twitch. Basso, dicono che il volume è basso. Aspetta che metto. Vedete così se è alto, così è buono, ragazzi. Basso. E adesso si sente bene. Cose tecniche che ho bisogno di voi, ragazzi. Ok, così, ok, ma cominciamo il gioco. Nuovo gioco. New game start. Aspettate che devo settare. Change options. Vediamo un po'. System mode. Ok, assistiamo così ci aiuta dove dobbiamo andare. Nuovo gioco. Start. Non cambia mai niente. Ti diciamo meglio, ma non è vero. Mi confondi così, mi confondi così. Già sono incasinato, confuso da me stesso. Giochiamo questo bel gioco, ragazzi. This is the end for you. Questa è la fine per te. Veramente è in inglese. Questo è un bel gioco, eh? Bella introduzione però. Con le donne sei Rocco e sei Rollo. E
scordito un colpo di tosse e live. Preoccupante? No, non lo pare, ragazzi. Deve muoversi così. Ma così scolcare, così jumpare. Look around. Who are you? Ti vogliamo bene, anche resta in salute. Grazie Renalino. Resterò un saluto per voi. Basta che vi tenga compagnia. Motera? Mekistani. Che è russo. Traduci un po', che tutti, non tutti capiamo l'inglese. Dici che adesso il capello è a posto. E dice che puoi tirarmi, adesso per tirarmi si può o premere il tasto Y o fare così col mouse. Guardate ragazzi, si può fare così e si muove. Bene. Naturalmente io non lo giocherò così, giocherò così, normalmente. Ma chi è questo che sta saldando sulla salita? Che tizio! Aspettate che mi state dando degli errori sulla live. Anche le lingue. Aspettate, datemi un minuto che... Non vedo la live dall'altro schermo. Che è successo? Questo tizio non il cappello rosso. Che è successo? Niente, sto guardando se non va la live o no, ragazzi, solo quello. Perché sull'altro PC, non so che è successo, si è fermato l'altro PC.
Allora non vedo un cazzo come va. Ho il volume del portatile al massimo. Ma si sente bene? Hai qualcosa nel portatile allora? Perché non... Che succede? Lascia stare, poi vediamo. Poi lo vediamo da qui. Ma continuiamo a tirare il cappello. Vediamo cosa c'è. Quando ti avvicini al microfono si sente bene. Adesso... Sono vicino al microfono, ragazzi, sono. Aspettate che vedo quello che sta succedendo. Questo qui. Che fumo che c'è. Si apre. Mica quante monete c'è. Adesso sono vicino al microfono, amico mio. Questo si deve usare anche qui. Devo andare qui forse adesso. Questo è. I can see the monster minus from here, but all I can do is float helplessly and watch. Un po' di più, un po' di più, se si sente a palla lo vedo qui. Uè, che faccio? Cado. Come si fa? Ma
Ecco qui, sono diventato su Dancone perché i sottotitoli del canale di Talisman ho dimenticato di cambiarlo, ragazzi. Poi lo cambiamo, ma non importa per ora. Dai che lo cambiamo. Ma che è successo? Diventato il rospo grande. Ma perché è restato Talisman? Devo cambiare, perché l'altra volta abbiamo giocato Talisman e è rimasto così. In minchia quanto salta così. Telecomando, bisogna dire a forza mi dà delle ciliegie. Ehi, ma che cazzo ho fatto? Sono caduto. Sì, non c'è stato Talisman. Aspettate ragazzi che l'ho giusto. Aspettate che l'ho giusto. Lo cambiamo. Aspettate che lo cambiano. Dashboard. Se mi ricordo bene il dashboard. Perché l'altra volta abbiamo giocato a Talisman. E l'abbiamo lasciato Talisman. Ma da dove si cambia questa cosa qui? Più di Streaming Summer? No. Back to Twitch. Grazie. Grazie Rollo, sei sempre gentile. Sei sempre gentilissimo. Ma come cazzo si fa a cambiare quello setting? Vediamo. Mi sono dimenticato come si cambia. L'altra volta l'ho cambiato. Security channel and videos. No. Ma cos'è tipo? Dai, non me lo chiedere. Non me lo chiedere, Dozzo, che lo sai di già. Non. Notification connections recommendations. Ragazzi, ho dimenticato dove si cambia, ma lasciamolo però, perché l'ho dimenticato. L'ho dimenticato, poi lo faccio dopo, perché ormai dobbiamo giocare. C'è niente. Ma continuiamo il gioco. Ciao Dozzone! Perché non salta subito? Speriamo che c'ha batteria questo.
Non salta subito però. Perché non funziona? Che cazzo sta dicendo? Salto è. Forse adesso funziona meglio. Ma io voglio saltare qui, dai. Non si salta niente, non si fa niente. Come si fa a ritornare? E questo gioco è il gioco di dove uso Mario superato, uso cappello. Se Biro gioca solo dito, gioca al cappello. La porta è buona, guardiamo che c'è qualcos'altro qui da prendere. Comunque non so perché quando va live su Twitch gente come Heavy, Marco, Pets arriva la notifica ma non le tue non mi arrivano. Non lo so, devo forse aggiustare qualcosa io. The monster has been. Cosa devo fare? Non lo so neanche io, Lollo, perché. Grande Gelbot, importante che non ti arriviamo notifiche di Shark. Dozzo, vuoi venire su Discord? C'è qualcuno che vuole venire su Discord? Apro Discord, ragazzi. Assalta.
Perché non salta su? Vieni qui. Morto. Sì, sei su Discord, Dozzo, più Duncan, spettacolo. Aspettate ragazzi che apro Discord per Dozzo. Aspettate che apro Discord. Sì, lo sto aprendo. Pronto. Ma chi è? C'è Angelo, chi è? ciao Dozzo. Ciao ragazzi. Ma... Ciao Domolino. Ciao nonna. Ciao Rollo. Ehi, ma tu sei Rollo? Ehi, ma sei Dozzo? È forte. Angelito è forte. Quando prende 10 kg di cucina, poi fa l'imitazione, è forte. Angelo, è sempre Angelo, no? Solo che io mi chiedo se può fare una voce normale, perché parla come... Pezzi. Potrebbe fare sempre un alter ego. Certo, no? E così le cose vanno, no? Grande Angelo! Angel! Ma adesso vai nella filo e vai in un'altra isola, praticamente. Funziona tipo Mario Galaxy sto gioco, hai diverse ambientazioni. Clicca che vai, trasmette a corrente all'altra... Però c'ho qualcosa... Nel joypad, forse il pulsante non funziona, forse, ma la batteria... No, è scarico, madre. È scarico? No, credo di no. Si può controllare, no? Fammi vedere. Sì, puoi controllare la batteria. No, è pieno. È pieno. E ogni tanto si incricca il pulsante, però... Io non ho problemi particolari con i pulsanti. Ma mi hanno detto che perché il mio è il primo modello, mi hanno detto che dà un po' dei problemi. Ma devo comprare quello grosso. No, io c'ho. Beh, puoi prendere un joypad tipo GameCube che costa $20, non costa un cazzo. E puoi giocare tipo a proprio la forma del. Sì, del, l'ho visto. Mi compro del GameCube. Mi compro uno di quelli con la M di Mario. Io l'ho pagato proprio $20 ufficiale Nintendo, quindi non costa un cazzo. E invece gli altri Joy-Con costano $60. Cioè io ne ho uno, ce ne ho quattro, blu e rosso di standard, no? E poi ne ho presi uno verde e uno fucsia, perché poi ci sono anche quelli con i colori di Wario, giallo e viola, che sono fighi. Ma io alla fine ne ho presi quattro perché avevamo invitato dei ragazzini a casa nostra. Ho detto alla fine prendo un paio in più, così facciamo in quattro. Tutti che giocano, no? Gioca, abbiamo giocato a Smash Brothers, abbiamo giocato a E quello roba, è bello. Perché quello... poi è bello. Quello me lo devo comprare. Lo devi far portare da Team Foil. Si può fare pure così, guarda. Tirando così.
Sì, sì, tu lo puoi usare singolarmente. Noi quando giochiamo da solo con Dio, quando giochiamo con Leonardo in due, usiamo la versione piccola, che funziona. Uè, Sala! C'è Sala, oh, c'è Alex. Ciao, Alex! Ciao, Alex! No, puttana, sto gioco non l'ho ancora detto. No, non l'ho detto. Non era le puttane, sto gioco. No, non l'ho detto. Ha ammazzato di botte un coniglio, ma a parte quello non... Faccio l'assistente, ma così sai dove cazzo dove andare. Ah, quello per i bambini di 2 anni. Cioè, queste sono le cose che usa mio figlio, i 5 anni, quello facilitato, ecco. Però ma mi sa che... Ma è meglio così, almeno sappiamo dove andare. Sì, sì, certo. Ma noi non l'abbiamo giocato spesso, purtroppo, perché lui usa il cappello, si rompe i coglioni dopo un po'. Però se gli faccio usare Mario... Alex! Alex! Grazie di essere qui, Alex. Vieni in coppa a Discord. Se vuoi venire su Discord, è aperto il mio Discord. Basta che stai in silenzio e fai parlare Duncan, perché... Dove si va qui? Ma vai sempre in alto, sì, questo sì, livello sì. Basta continui su. Ma tipo arrampicati sul palo che c'è una visione d'insieme. Sì, con il cappello bianco. Se puoi trasformarti in questo, credo. Sì, se tu ciucci. Col cappello puoi ciucciare le proprietà dei nemici, no? Per esempio puoi diventare un fiore se lo mandi su quelli. Sì, prendi ispirazione da Mario Odyssey. Questo è il gioco. Appena dopo il prequel e prima del sequel c'è questo gioco. E assomiglia molto a Mario Odyssey. È Mario Odyssey questo? No. Questo è Super Mario Odyssey. Esatto. Allora... Certo, che... Cos'è questo? È uscito su per il Nintendo GameCube, no? No, questo per la Switch è uscito solo. Ma di che anno è? Mi sono dimenticato, ma credo di 2 anni fa. Ah. Questo è uscito solo sulla Switch. Ma adesso... pensavo fosse un gioco della Switch. No. C'è pure il secondo questo. No, non c'è il secondo di questo. Sì, c'è Super Mario Odyssey 2. No, quello no. Sì, quello va è Mario Galaxy. Quello è Mario Galaxy 2. Ti dico che c'è. Ci stanno lavorando, ma non è ancora uscito. Cos'è questa cosa che luccica? È la freccia. La freccia per i cretini, dire vai di là. È la freccia. È la freccia che ti dice dove andare. Ma sto telefono di mia moglie ha... Non posso bucare su Discord. Ah, ok. Lollo, tutto nel normale. Ma comunque scherzo, Duncan, lo so che questo è per la Twitch. Solo che non è mai uscito il 2. Se no l'avrei comprato. Ho visto la pubblicità che c'è il 2. Lo stanno magari lavorando, ma non è ancora uscito. Mamma. Magari è uscito sul Team Foil, però nei negozi non c'è. Aspetta. Ma veramente c'è il 2. Aspetta che vedo dopo. Ma che non c'è, puttana Eva. Vedi? New features that we want to see. Predicting Super Mario Odyssey 2 novembre 2019. Quella è una predizione. Forse. Will there be a Super Mario Odyssey 2? E non è stato confermato. Quindi. Non diamo mala informazione, sto canale che... ho visto qualcosa che credo che è uscito il 2.
comunque è bello questo gioco. Purtroppo, ripeto, non sono arrivato molto lontano perché ho preso altre cose così, ma io c'ho il problema sulla quanta giga c'hai te di SD lì, ho 32 credo, 32 giga? Sì, no, è troppo poco. Io c'ho 128, sono già pieno, devo continuare a cancellare roba. Sull'SSD stai dicendo, no? Sì. La memoria interna è tutta completa. In più c'ho dentro una SSD da 128 di Mario, che sto continuando a cancellare roba per fare roba nuova. Quindi è impossibile che c'hai solo 32 giga. Già sto gioco di suo, versione digitale, ne occupa circa 15. It's a pool and a pool and release. Devi premere R, no? Ti metti il dito in culo e quando c'hai il dito in culo lo rilasci. Ah, così, ok, devi sfondare lì con questo, adesso ho capito. Allora, con la mano destra usi il joystick, l'altro telecomandino te lo infili nel culo, no? E quando inizia a vibrare tiri la cordicella. Ah, che... Aspetta. Ah, questo devi sforzare la catena, sì. Devi come andare dall'altra parte adesso. Io perché devo sfondare questo, no? Fai tipo effetto elastico, no? Tu ti carichi da un lato, poi dall'altra parte. Quello devo sfondare. Esatto. Glielo butti addosso. Ah, buttali addosso a qualcosa, sì, sì. Buttali addosso alla roccia. Sì, sì, sì. Ciao, 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 sono Topolino. Ciao, 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 Alex, ciao, Rollo. Ciao. Ma cosa serve questa cosa? Ah, ok, ci si deve salire. Devi usare l'effetto frusta di sto Bau Bau e sfondare sta roccia che luccica. Lo vedi che luccica? Sì, sì, l'ho già fatto. Ah, scusa, io c'ho il ritardo nella live. E c'è la luna. È un ritardo nella live che non sai se dirlo a lui. Avrai voglia di pensare. E dille pure Biru. Ti innamorerai di me. Forse ma non sarò io con te. Sarà il divano. Sarà e lo scoprirai da te. Il dito in culo avrai. E tu ma non sarò io. E tu ci giocherai. Lo sai? Guarda che mi sto facendo, te lo comando. Se c'è un po' di ritardo, avrei voglia di scopare, ma non ci sarò più io. Oh, ma hai sentito che in Italia hanno preso una decisione per la quarantena? Duncan, devi scrivere il testo e basta, intromettere il massino. Cosa, Dozzo? Hanno preso una misura medica per la quarantena a Busto Arsizio, siccome hanno notato che certi ragazzi diventavano froci, hanno deciso di lasciarli uscire di casa liberamente, perché hanno detto se qua si teniamo dentro ci diventano froci, a sto punto meglio il coronavirus, e quindi hanno deciso di rilasciare i ragazzi single di Busto Arsizio. Se no li lasciavi dentro in casa andavano in froceria tutti, capito? Come sta succedendo a Fabio allora? Esatto, sì. Per cui il medico ha deciso di farli uscire, insomma. Perché i froci già possono circolare liberamente, no? E invece quelli che stavano a rischio, anche loro li fanno uscire. Cazzo, salta, guarda,
Remo salto e non salta. Alex, esce solo Pez che ha detto che risorge dopo Pasqua. Pez ha detto che dopo Pasqua risorgeva, quindi lui uscirà dal sepolcro. Ma dai. Scusate che ho un problema col controller. Ma sto controller non c'ha mai avuto un buon rapporto, Prima ma non ti piaceva, poi. Ma un po'. Guarda, a volte comincia a combinare da solo dentro una parte. Ma no, lì succede che a volte i tastini quelli lunghi sono. Minchia, più chiare di così ste freccette, porca puttana. Cioè, questo proprio. Tra un po' ti cammina da solo per cercare di aiutarti, perché ti ha messo la freccetta in testa, poi te le mette per terra, tra un po' si muove da solo. E prendo il dinosauro adesso, guarda. È bello. Sì, il dinosauro è bello. Distruggo tutto. Ammazzo questi. Guarda che bello. Oh, ma dov'è Angel? Cosa, Alex? Per dove andare? Devo andare. Schiacciamo questi stronzi. Oh, ma te sempre con sti fiori te la prendi? Perché non lo prendi? Ah, eccolo. Bello. Il T-Rex con i baffi non si può vedere. Veramente, no? Beh, carino però. Ehi, Lio? Lio? Ok. Ma che c'è qui? Guarda, c'è un pezzo di grafico del Matteo Duncan, hai anche il fratello e la sorella normali. Loro sono normali, io che non lo so. Bellissimo questo T-Rex comunque. Oh, ma si sta a sfaldare il T-Rex. Questo sta perdendo connessione, il... Ma perché il cappello funziona a certa distanza? Cioè, questo no, sinceramente... Io, deve essere la verità, non ci sono mai arrivato al T-Rex. Nel senso che ho smesso di giocare prima. Il controller a volte si disconnette, devo vedere che cazzo è. Si disconnetta. Sì. Devi passare il bianchetto sull'antenna, capito? E poi era tanto tempo che non la sapevo. Vedi, premo. No, Alex, guarda, in diretta. Guarda, sai che Duncan ci fa sempre i tutorial in diretta, non è che si prepara mai. È tutta farina del suo sacco. Ma questo non è il tutorial, questo è il gioco. No, lo so, è già quasi un secondo livello, che da te è abbastanza inusuale vedere il secondo livello. Di solito fai il tutorial e metà del primo livello. Per rispetto dei giocatori, per non fare spoiler, io ho una decisione che condivido totalmente, perché se uno vuole giocare è inutile che gli spoileri dopo il tutorial, no? Quindi io rispetto le tue live per questo motivo, che non spoileri niente proprio. Rannalino, segui le freccine, fosse facile. E attento che cade.
Però è brutto così, eh? Attento che cadi. Attento che cadi. Guarda questo. Guarda Salendo. Questo livello. Guarda. È bello sto livello. Guarda. Può anche correre il T-Rex, eh? Guarda, guarda. Il vecchio Super Mario. Minchia, ma qualcosa nel joystick non salta a volte. Allora chiama la Nintendo, no, riscopri che usi Team Foil e ti aprono il culo. Ma tu mi vuoi farmi arrestare? No, a parte Pezza ha messo un video su legalità e Muladour. Cendori di multa tutto a posto, che fa? Sono ragazzi, no? Se voglio divertire. Ma devo prendere questi, ma prendo la moneta. Malkan. Cazzo, guarda, a volte cammina da solo. Incredibile. C'è un po' anche di inerzia in sto gioco, eh. Nel senso che se tu stai camminando non è che si ferma subito. Io penso anche quello. Non lo sai che è il problema? Forse perché sono la console dietro di me. Ah, beh. Tu sei sempre troppo avanti, in effetti. No, è dietro di me, allora perde connessione il gioco. Ah, e allora è chiaro, cazzo. Ma tu non puoi fisicamente metterla davanti? No, perché è attaccata alla Xbox. Ma tu non puoi fare tipo Jim Morrison, ci dai le spalle alla telecamera ma vedi lo schermo, no? Vi do il culo! Dacci il culo! Però bello questo che diventa il vecchio Super Mario, no? Bello, sì sì. Leggiamo, okay, un po', Animal Crossing. Leggiamo un po' i... Quando vieni a trovare io. Credo io, Marco. Saranno. Look at Duncan, what game is playing. Le live daranno su Netflix. Vi. Cosa, dottor? Puttana, c'è sta frusta, te la metto nel culo. Questa frusta te la metto. Guarda che fa. Premo per tirare il cappello, non me lo tira. Cazzo. Vedo se sto così, se meno. Con il bulo sul Ferrari di quell'essere arrogante. Ti piace Marco Masini? Beh, è un mito, cazzo. Quando ero alle medie mi stava sulle palle perché tutte le ragazzine erano passate di vaffanculo, capito? Ma poi crescendo capisci che in realtà era un gran personaggio. E tra l'altro c'è Bella Stronza che... Bella Stronza! Bella questa. Esatto. Dobbiamo farla, eh? Bella stronza, che mi hai fatto star con i cioccolatini sotto casa tua mentre ti scopavi un albanese che avevi conosciuto il giorno prima. Bella stronza. Guarda, questo sembra Ibiru vestito da conini. Giada mi ha detto, ma che live stai guardando? Parliamo maltese. Che lingua parlano?
Meglio parlare che non ascoltare. Bella stronza. Con i cioccolatini dell'autogrill volevo augurarti un San Valentino più bello degli altri. Oh, ma metti Groovy che usiamo qualche base di karaoke e facciamo. Possiamo fare il duetto con Under Pressure. Facciamo il duetto di. Ah, questa? Ma questa l'avevo sconfitta pur non avendo usato il T-Rex. Com'è possibile? Comunque, vabbè, okay, possiamo fare il duetto. Sì, questa poi gli togli il cappello quando finisci. Ma si deve fare. Va in crisi. Gli devi smazzare addosso il cane, no? Ti potenzi e gli va addosso. Okay. Così, adesso gli va addosso. Acquisisci potenza. Dai, vai, vai, vai. Condino. Vai. Oh! L'ho fatto già. Tu l'avevi in ritardo. Cazzo, ma dai, io lo vedo in ritardo, ma da 15 minuti che non ce la fai. Che dici? Gli ho già dato un calcio. Un calcio. Possiamo fare Under Pressure. Possiamo fare la canzone Under Pressure, che la chiamiamo Dito in culo. Dito in culo, new. Dito in culo for me. Non lo sto per fare Devil Man dedicata a Biru. Ma c'è quella De Biru, grande dito nel culo Biru. No, aspetta, no, dice così: sei un povero diavolo De Biru. L'accisa la cicciona. Cazzo, accisa. Devo però dire. Che prende la parrucca. Voglio spiegare che l'italiano che vive in America è un maltese. È un povero diavolo. L'italiano pensa in maltese, comincia con la moglie inglese e filippino. Cazzo, lo devo dire. Madonna, che dire per vedere anche. Ciao, Topolino. Sono Pippo. Ciao, Pippo. Aspetta. Paperino ha imparato da piccolo. Poi Pippo dopo. Lascia tutta a parola. No, non mi offendo io. Perché se devo offendermi? Lascia tutta una parola. Dai che siamo al terzo livello. Che ora è? Ciao, sono Topolino. Ciao, sono. Non crederai, l'altra volta tu facevi la mutazione sua e io ti ho detto sempre Topolino. Giorno dopo fa Topolino lui. È grande. Duncan, hai letto il messaggio? Ma che ho capito meno de un cane studio tiro giù. Tirogione nuda. Trigonometria è una branchia della geometria. Trigiugano. L'abbiamo aperto grande. Mappamondo. Ma Alex, ieri hai fatto un gioco che assomigliava a Medieval. Che gioco era quello? È un gioco per il GameCube che hanno copiato Medieval? Guarda, non me. Cammina da sola a volte.
Però è bello questo gioco, eh. È molto bello. E infatti gira gira i giochi sono tutti simili. Questo per esempio è simile a Super Mario Odyssey per la Switch. Anche se questo l'hanno fatto sulla Dreamcast. Ma prima che... Ma tu mi stai prendendo per il culo? No, sto spiegando ad Alex, siccome lui nelle sue live a volte gli piace questo fare un po' la storia. Questo è Super Mario Odyssey, ma... Io non mi ci metto a litigare perché, cioè, se uno le cose non le sa... Però questo è nato su Dreamcast e... Poi la Nintendo ha preso la licenza siccome gli hanno fatto causa che il personaggio era troppo simile a Mario, no? E quindi no. L'hanno fatto diventare Super Mario Odyssey. Premi A. Comunque hanno detto che sulla Twitch porteranno tutti i classici, inclusi Super Mario Galaxy 1 e 2. Quelli sono belli, eh. Allora, Hold. Hold. Oh, ma allora sei carico sta domenica di fare un'altra talismanata? Certo. Stavolta io gli ho mandato su Instagram il messaggio che tu l'hai fatta. Adesso gli manderò tipo... Sai, quelli di domenica non lavorano, per cui tipo giovedì gli scrivo: guardate che stiamo organizzando una talismanata sul suo canale, se potete fare una specie di shout out, diciamo. Tu sul tuo Instagram c'hai tutti i tuoi canali, no? Credo. Credo di sì. Che magni, Alex, che va a mangiare adesso. Io mi sono mangiato la Campbell soup di chicken noodle soup, una merda praticamente. E poi ho fatto l'insalata. Salada. Ho aperto questo bancone, non ti muove. Non è che non mi muove, perché il ricevitore è lì. Aspetta, il recidivatore. Che sto così, forse funziona meglio. Il recidivatore. Perché te sei recidivo alla fine. Sì, ma comunque quelli che sono agli arresti domiciliari, no? Sto periodo qua glieli fanno contare o glieli scontano dalla pena? Nel senso che gli fanno stare poi in casa di più o questi contano come giorni di reclusione? Stasera Maurizio vorrebbe vivere per dure. Maurizio vorrebbe vivere Melluzzo per dure. Stasera lo Melluzzo vorrebbe per dure. Da lontano non vedo tanto. Ho capito. La vista purtroppo a furia di mettere il dito in culo si sì, peggiora. Ciao Rollo. Andiamo qui. Oh, ma com'è che non c'hai le notifiche? Vado a cucinare. Buona cucina, perché l'ho silenziato. Bravo. Ma se c'è arrivato fino a qui tu? No, sinceramente non mi ricordo. So che c'è sta specie di torre che piano piano ci aggiunge immobili. Ah sì, che prende il volo, sì, l'avevo a visto. A che ora è la live di Alex oggi? E che farà? Farà Talisman e se non sbaglio è... Sì, sì, Talisman. Ma Talisman te la faccio solo io! Entra. Angel. Ciao Angel. C'è il nostro c'è il nostro doppiatore, sì, ufficiale, doppiatore capo. Io mi faccio un hamburger col
pure così. Col purè. Purè. Con le patate. Buone. Sono mashed potatoes, Duncan. Lo so, lo so. Purè mashed potato. Ma come si dice la... Angel, facci l'imitazione di Mario. Mamma mia! It's a me, Mario! It's a me, Angel! It's me, Mario! Mamma mia! Avete mai... insomma, ve l'ho già fatto vedere il Mario. Ma quello è francese, quello che fa il doppiatore, eh? De Mario. Tu 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 tu. Perché è andato qui? Ma come cazzo parla quel cappello? Sembra russo. È il cappello di Carmen Russo quello. Ed è di Piro Dito, belè. De Biru. Ma anch'io a volte ho trovato difficile. Sai, a volte anche. Non so se tu l'hai fatto sul Nintendo DS. C'era Super Mario RPG con Principe Fagiolino. Non ho mai giocato, no. Molto bello. Però i dialoghi a volte erano talmente contraffatti che si capiva poco quello che dicevano, cioè a volte scrivono robe un po' strane anche in italiano e fai fatica. Ma com'è che si sente freddo, che sembra un deserto lì? Questo è deserto? Sì, deserto l'avevo visto, deserto l'avevo visto, ci sono i vermoni che vanno nella sabbia, sai, i classici tipo dune, no? Adesso funziona meglio perché mi sono girato. Appunto. Dunkald. Oh, comunque se vuoi fare il talisman anche di venerdì io ci sono, perché venerdì in teoria non devo faticare. Quindi no, lo facciamo di domenica. Tu lavori normalmente allora, cioè lasci fuori? No, domani non lavoro perché devo andare con mio amico lì e per registrare delle carte per la cittadinanza. Per denunciare la scomparsa del passaporto. No, mia moglie adesso è cittadina europea. Ma ascolta, non potete farlo online perché è un po' pericoloso andare in un ufficio. No, perché devi prendere il certificato di nascita, quello filippino, portarlo nel posto lì dove si registrano i... Sì, l'anagrafe, insomma. Per uscire quello maltese, no? Ma il problema qual è? Che non si può aspettare a farlo. Perché a questo periodo è meglio stare in casa. Ma adesso lo stanno facendo con l'appuntamento. Esempio, tu dai un appunto, fai quell'ora, così sei da solo, capito? Non è che c'è già altra gente che aspetta. Quello va bene, però intendo che magari comunque il funzionario, sai, è lì, c'è la mascherina eccetera, però comunque ha a che fare. Lio, come ha a che fare con una persona. Guarda. Sono diventato un razzo, guarda, grande. Ero diventato un razzo. Ragazzi, scusate se non leggo subito la chat, però il gioco è bello. If you get any fish, you can show me. Razzo è figo. Bellissima sta parte. Devi andare a distruggere certe cose. Puoi andare anche a recuperare delle monete che sono fuori dalla piattaforma, no?
fa così, diventa razzo e ci guarda, sono dei bonus. Guarda questa, devi... Questa si, sì, devi cambiare quelle cose. Ma a volte cammina da solo, il mio non me frega. Ciao Redo Gudo! Non c'è Redo Gudo. Sì che c'è Redo Gudo. Ciao Redo Gudo! Che cazzo. Oh, ma tu perché fai su Twitch che non possiamo mettere? Eh? Perché fai su Twitch se non possiamo mettere il like? Perché YouTube sta dando un po' di problemi su sulla chat. Allora, guarda questa cosa qui, questa è bella. Ma per esempio, scusa, quando tu su io ho controllato il tuo canale, c'ha complessivamente 1244 visualizzazioni, no? E invece la live di Talisman ne conta 6. Cosa significa? Che 6 persone l'hanno vista completamente? Su, no, qua su... Non lo anche so, qua. Ma c'erano tutti. Eravamo più di 6. Appunto, è quello che io ti chiedo. Siccome qua c'è scritto che visualizzazioni 6, io mi chiedo se c'è un limite di tempo. Non lo so. Oltre... Non capisco tanto su Twitch. Ma... Cazzo, sono caduto. Cazzo. Come si fa? Hey Leo, you want to come play here? So I can help you? Come si fa a salire? Cazzo. Se non sbaglio c'è una di quelle oggetti lì che va più su degli altri. Devi prendere il tempo, c'è uno dei getti che va su più in alto e ti porta su fino in cima. Non ce l'ho fatta, non so come, non ce l'ho fatta. Un po', oh, è la storia della tua vita, non so come ma ce l'ho fatta. Cazzo. Oh, ma comunque Biru non segue più le live, cioè al di là di tutto. Minchia, sono morto. Ma tu l'avevi scaricato poi Ninja Saviors? No. Quello ti piacerebbe tanto, secondo me. È un picchiaduro ma molto bello. Ciao, Redacuto, ciao. Ciao Redacuto. Detto razzo di puttana. Puttana. Cado sempre lì. Ma dai. Come si dice puttana in maltese? Ahba. Ahba. Quindi Allah Akbar è una parolaccia. Allah significa Dio più grande, Dio grande. Ma quindi Ahba non è simile ad Akbar? No.
è scritto diverso. Sì, sì. Allah si scrive Akbar, significa più grande. Akbar con la K, no? Con la Q. La lingua maltese è molto simile a quella araba. È mista, c'è un italiano, latino, arabo dentro. Aspetta, devo chiudermi, devo chiamare dal lavoro un secondo, eh. Ok. Arrivo dopo. Non cadere, stronzo. Il joystick a volte comincia a camminare da solo, mi frega. Sali puttana Eva. Ma sali. Grande che puoi diventare al razzo. Ci sono due passaggi dove passerò da qui. Ma bella questa cosa che... È bella questa cosa qui che... sì, sì. Allora... è forte, eh? Non 2D. Merda, merda, merda. Basta di lì. Comincerà qui. Merda, merda, merda. Mi sposto per l'inquadratura con la dronologica. Ma aggiusta di l'inquadratura con la dronologica, la Switch. Facile farlo, guarda, si trasforma un razzo e passa alla grande. Ce l'ha fatta grande.
grande. Ma dove cazzo si passa? Un Shasten. Cos'è quello? Ehi, caduto. Ecco come. Cazzo, lo so. Caduto sotto? Sì. Ah. Minchia. Da qui. Sì. Ma dai. Merda, merda. Salta subito. Dai, dai. Bassati. Bassati, bassati. Cazzo. Il controller sta che non funziona bene. Devo girarmi. Che c'hai? Il pro controller che c'hai? Quello originale della Nintendo Switch. Il pro controller, come si chiama? Io lo sto giocando solamente dal Nintendo Switch. Sì, se vedi il. Questo, devo comprare quello grande che è meno. Almeno mi è salito. Ricominciato. Ah, questo. Dai. Adesso dove dobbiamo passare da quel filo? Come si fa a passare lì? Ah, così, dai. Minchia di una madonna. A volte guarda, lo lascio, comincia a camminare da solo, questo è il problema. No! Puttanevo! Maledetto controllo! Oh, sono Pippo, anche ciò che non li ho Super Mario. Oh, anch'io. Come è caduto? Come cazzo è caduto? Non ho premuto niente. E lì devi saltare però. Minchia di una madonna. Ci vuole quello pro, ma non penso. Ci vuole quello, ma con questo io non gioco più. E poi non so, a volte cammina da solo, a volte. Come cammina da solo? Se tu lasci tutto. C'è un difetto, quel joystick della Nintendo c'ha un difetto. Il primo modello c'ha un difetto. Ciao Alex Bartista! Credo che muoia, perché se muoia comincio da lì. Ciao Alex Bartista, come stai? Ciao Alex Bartista.
Io vado a cena, se non è più tardi, eh. Ciao, ciao Angelo, ciao. Alle Madonna. Sto bestemmiando un maltese. Cazzo di una troia puttana. Ciao Enrico, che non t'ho visto. Scusa. Meglio che muoia perché lo comincio da su. Cadere. Non cadere. Non cadere, puttana, non cadere. Puttana Eva. Perché devo bestemmiare così tanto io? Porco di Super Mario. Sa, ecca Maria Madonna. Maledetto controllo, quasi quasi lo spacco in due. Vediamo se non lo facciamo adesso da qui. E dai. Ciao Vince, sto bestemmiando alla grande. Sto bestemmiando sto sparando delle bestemmie incredibile, eh? Cazzo, perché non salti? Perché sei nato frocio? Perché? Ciao Tommy! No, no, stronzo.
Ho già bestemmiato un maltese, Tommy. Ho già dato un maltese. Guerre do culo! Ti sei perso delle bestemmie incredibili. Sì, ciao Redo Culo, sì. Ciao Redo Culo! C'è Tommy, saluta Tommy. È già vinto. Ciao Tommy! Sì, ciao Redo Culo! Ciao Culo! Ciao Redo Culo! Grande! Grande Leo! How are you, Leo? Grande Dada! Grande Duncan! Grande! Oh! Non bestemmo che c'è tuo figlio adesso. Questa è una parte difficile, questa. Non è. È il mio controllo. Ogni volta continuo a camminare senza. Ma comprane uno col filo e. Mi compro quello professionale, quello nero. Quello che ho visto l'altra volta, quello che sembra della PlayStation, però per la Switch. Un mio amico mi ha detto che anche quello della Wii funziona sulla Switch. Sì, funziona, però devi usarlo con un Chaku. How much stuff do you have, Leo? Guarda che mi fa, hai visto che mi fa? Continuo a collegare. Devo aprire la live. Mama, did you get the ticket? Yeah, I got you a ticket. I'm just stamping your pockets. Otherwise you cannot go anywhere, Books. One sec, hey Leo. No, Leo, I need to sell some stuff. I can sell the stuff. No, you don't know what you're selling. Yes, I do. So we have a freezer, velvet soul mixer, floor sign. Stiamo giocando ad Animal Cross. È bello, eh? Sì, ho visto che è bello. Guarda che mi fa, mi cade giù. E aspetta che non ho la. Ogni ci arrivo alla volta, cado ogni volta, cazzo di una minchia. Cazzo di. Porca madoschetta. Perché Mario è nato frocio. No dai. Non dire ste cose che c'è qui, Dio. Ok, scusa. Ma lui non mi sente, no? Lui è qua, però tanto non è che capisce. Dio, do you understand Italian? No. How are you, Leo? Can you talk to your Uncle Duncan? Duncan. Talk to Uncle Duncan. Dai, che ci fa la faccia. You know what he's playing? He's playing Mario. Mario Odyssey. Ricaduto. No. Aspetta che mi sono lavato. Aspetta, vediamo cosa stai combinando che. Hey. Here. I emptied a bit of your pocket, so now you can go on the desert island, ok? Ma prego, mi ci devo andare lì. I think I didn't get it because. Because what? Because our pockets were a little full, so I didn't release it. And we go get it. Porca madoschetta! Guarda. Aspetta che guardo anch'io, eh. Guarda, sono diventato questo. Avevo... The Gamer's House. La stanza del gamer. Dio, look! It's a stone, look! See? The game is a stone. Remember this game? Yes.
It's a Super Mario Odyssey. Non si fa un cazzo con questo. No, ma se non sbaglio questo puoi fare tipo usare il tuo peso e schiacciare la roba, capito? Puoi anche uscire e dare una modalità. Oh! Se tu sei roccia così, no? Tu puoi dove cazzo devo andare? Chi è? Dice che devo andare qua su. You know how to use the ticket, right, Leo? Ok. Yeah, you go to the airport and you tell you need to fly and you... Yeah. Show you what you have to select, okay? And you want to fly. You go here. Come faccio a arrivarci in quella parte? Come si fa? Allora, tu devi diventare roccia, poi ti fai portare su e se non sbaglio spacchi tutto, capito? Perché dai, dall'altra sei roccia, parte. Ma dai. C'è qualcosa di trasparente lì per questo, Forse sai cosa? Ci sono le piattaforme trasparenti che tu ti devi fidare. Esatto. Però se vai a cazzeggiare zonzo, devi star dritto. Venduti. Ciao Evi. Sono Vincenzo. No, oh, scusa Vincenzo. Chi è Bux? Io flying Adan, ci è venuto a bannare. Vinci è venuto a bannare. Sì. Si è venuto a spararci in fronte. Ah, quello sicuro. Guarda, già ci pensavo prima. Non so. Sì, poi tuo figlio non capisce. Non ti preoccupare, fa finta di non capire. Tuo figlio quando dice qualche parola. Ti uccidi davanti a mio figlio, tipo il film, sai quello di Sergio Leone che fa vedere che c'è la famiglia fuori che sta per fare la cena, no? E arrivano i banditi, il bambino va a prendere l'acqua e torna che sono tutti che c'è la musica tipo sembra quark. Hai presente? È bella quella scena, figurati. Ma era, aspetta, mo mi ricordo, non ti ricordi il titolo? C'era una volta al West, mi sembra. Ah, c'era una volta al West. Che il bambino poi non so se diventa lui stesso un criminale o se dov'è diventa quella piattaforma di prima, eccola qua. Adesso tu sei sta specie di questa specie di roccia, no? Devi sali sopra la prima. Poi sì, sono già salito, ma sali con l'elevator, no? Cammini là. Porco dionci, però devi camminare sopra col personaggio. Sì, devi andare su. Premi. Tu adesso comunque vai dritto. Ma per dritto. Non va, guarda, okay. Va da solo, guarda. Vai dritto, stai dritto, non saltare. Che cazzo fai a zigzag? Va da solo, non è colpa mia. È il controller che è un po'. Va da solo, guarda. Se lo lascio vado solo. C'è il controller ubriaco, c'hai. Il cappello gliel'ha gentilmente dato il, come si chiama, il capitano di Loveboat. Sì. Ma ciao Vincenzo, ciao, sono Topolino, ciao. Io ho sentito che sono riuscito a sentire poco ieri perché c'è un casino, però. Beh, Angel era, ieri ha dato proprio tutto Angel, Oppure su ieri ha fatto serata Angel. Pure in serata ho sentito i vocali. Tu fidati di sta freccia. Oh, sei proprio nel bordo.
Comunque, se non sbaglio, tu non hai modo di spruzzare l'acqua, perché se piattaforme le puoi rivelare in qualche modo, eh? Guarda, guarda, cioè, se lo lascio, guarda, puoi... guarda, mi cammina da solo, guarda. Oh, Vinci, non so se hai notato che Danga sta giocando in assist mode, nel senso che assistito, tipo. Dalla freccia. Con la freccia, cerca accorgimenti, tipo 6 di energia invece di 3, così. È il modo che usa più per giocare. Non ci ho mai giocato al gioco, perché sennò vabbè, ma sicuramente beh, ti dà parecchio una mano. Sì, è più facile, molto. Questo gioco è bello, è tipo Mario Galaxy, però al contrario di Mario Galaxy, che comunque gli schermi c'ha sempre una certa curvatura, questo è più piatto, no? Le sezioni sono più tipo piatte, tipo Mario 64. Perché comunque Mario Galaxy tende a essere sempre un mondo sferico oppure un puzzle un po' a torre. Non cadere. Sai cosa non era neanche male? Anche Toad Treasure Hunter è un po' lento, però come grafica è molto carino. Minchia. Che va in giro proprio a cercare le monete e ruota. Guarda Dozzo che mi fa, guarda. Lo lascio fermo e comincio a camminare da solo. Perché sei viola adesso, sei caduto giù? Sì. Ah, secondo me ci devi andare, come ha detto Dozzo, prendendo il possesso di quella pietra, fai la stessa parte e poi dopo magari ti spiacci dove devi. Esatto, ti devi distruggere tutto con la pietra, fai la culata. O prova a fare la culata normale di Mario, sai la culata... che schiacci in basso, no? Che spacchi le ciao, cose. Giuseppe. Ciao Giuseppe. Sì, quella come Mario. Ciao Giuseppe. Tanto, uè, Giuseppe. È tanto che non ci sente Giuseppe. Come va? Sto bene. È giorno e notte lì. Notte. È notte. Respira. La sera. Dì è mattina. Due il quarto di pomeriggio. Ah, io devo andare sull'Aquila forse, Duncan. Che forse devi andare sull'Aquila, eh? Che Aquila? È passata un'Aquila, magari devi. Andarci su. Io vado a mangiare, poi dopo ritorno, ok? C'è la live di Alex dopo. Ciao Giuseppe. Ma chi è quel controller? Questo è il controller. Ha, ma questo... chi ha quel controller? Questo lo... vuol dire che problemi ha. Tommy, questo lo sto giocando dalla Nintendo Switch originale, ma il controller a volte fa cilecca, guarda. Ma tu secondo me hai dei conflitti con quel controller, perché non è possibile che continui a andare da solo. Ma guarda, sì, come a qualcosa ce l'ho già andato dal venditore. Mi ha detto che questo modello c'hanno tutti questo problema. Ma allora compra un paio nuovi e fottitene. Cioè comprati il joypad. Se lo giochi, se il controllo lo metti con la Twitch funziona bene, ma così dà dei problemi. No, è già calibrato, già calibrato. Dove cazzo devo andare? La freccia dice devo andare giù. Questo qua giù. Ma tu non puoi giocare. Beh, questo mi sa che devi averne. Se no. C'è, potresti usare il controller. Ho capito, hai visto, ma l'ho fatto. Hai capito cosa devi fare? Tu devi essere roccia per finire sto livello, se no non ce la fai. Ah! Ho visto una banana anche di là. Ma perché non c'è più il coso invisibile qui? Tu quella la puoi cercare di prendere da sempre da sopra o dal lato ci arrivi. Forse se ci vai vestito da pietra può essere che puoi camminarci senza problemi. Che vuoi dire pietre? Cioè se tu prendi il possesso di quella pietra e vai e fai la stessa strada che ti fa, così muori.
Sai cosa? Che la pietra, anche quando sei pietra, lì, metti gli occhiali, togli gli occhiali, no? Tu diventa la pietra, perché se togli gli occhiali, secondo me vedi pure dove devi andare. Corri di più. No, vedi che c'avevi gli occhiali su o giù, no? Se sì, tu quando metti fai su, gli occhiali su, corri, vai più veloce. Diventa la pietra. Occhiali, vedrai che vedi anche le piastrelle invisibili. Sì, sì, perché infatti con, se metti gli occhiali a cioè su, ci vede con la luce, invece con quelli giù fai, metti, gli occhiali fai da solo. Ypsilon e vedrai che mette gli occhiali e già ci sta, infatti è più scuro. Devi salire da sinistra, no? Ok, ho capito, così. Ho capito. Poi metti gli occhiali. Esattamente, c'ha gli occhiali da solo, è un po' più scura la visuale, quindi puoi vedere. Ah, minchia, ma per salire qui. Devi salire qua. Ma aspetta, no? Giuro, ti potrai fermare, no? Non si può, ti ho detto qualcosa i cosoli. Vai piano piano, pure vai adesso, adesso. Ma allora è impossibile, cioè giocare così è praticamente impossibile, perché sto gioco è mettiti gli occhiali, però devi andare, ecco, vedi? Mettiti gli occhiali, Già li ha messi. Già li ha messi, eccolo qua, vedi? Ah, ok, io c'ho un po' di ritardo sulla live. Ecco, adesso è perfetto, puoi vedere tutto tranquillamente. Cammina a rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli con il tuo... Bagliata. Sì, vabbè. A proposito, oggi stavo guardando l'amico ATP, ha detto che ha fatto un tutorial apposta per Fabio, però su come si cambia il lettore delle schede della NES, non un'altra roba, e ho pure scritto sotto che se non viene a mettere like lo vado a prendere a io casa. Io credo che avevo messo già stavo pensando io le schede dove se le infila quello lì. Lasciamo per Power Glove, quello c'è bisogno del Power Glove, il guanto del potere, dell'energia, del potere di plastica. Guardi, you found something? No, ma mi dici che devo andare giù. C'era sì, devi andare giù, devi vedere dove che ti puoi buttare, che c'è la pedana. Coming to an island? Vedi con la quale dove ti puoi buttare. Sì, io l'ho messo già Dio, did you already talk to him? Vedi, ci stanno quei 2-3 blocchi sotto. You're invited to an island. Come to my island. No, di là. Vuoi visualizzare, devi buttarti dove sta quel casco di banane. Ti piace la banana? Dove sta il casco, non giù, cioè nel senso dove sta il come si chiama, il disegno del casco di banane, dove ci sono gli uccelli. Sì, ma cazzo, dove stanno i pappagalli. Ma sto uccello ti aiuterà in qualche modo, no? Sì, ma l'ha aiutato. L'uccello c'ha una luna lui. L'uccello c'ha una luna lui in bocca, tipo. Vedi no, che ma non scendere così, devi saltare sulla piattaforma là. Infatti, se va a vedere pure sulla luna, puoi pure scendere giù, ma non in questo modo. Sai, è assistito il gioco, ma fino a un certo punto. Se ti prendi un'altra volta la pietra e metti gli occhiali, ti fa vedere che ci sta un, come si chiama là, un passaggio. Guarda, metti gli occhiali. Sono messi. Mettile. Ce l'hai messi. Dice, noi possiamo fare quello che si può fare, più di tanto non è. C'è un passaggio qui. C'è un passaggio. Sì, per prendere la banana. Qual è la banana? È cool. Ci puoi andare tu stesso con la cosa, visto? Hey, Leo, I think with these branches you can build a new net, okay? Sembra uno stomaco, sembra.
Ok, visto? Hai preso la quarta luna, a posto. Penso che qua non devi fare più niente. Devi girare intorno. A me lei è servito. What's the thing? You need to get a stone axe and a net. I think I got enough branches for you to build for, okay? Well, I need metal. Metal, you always have woods. You always have a lot of metal. But I only got 8, now I got wood. But I still need more. Now, c'è una roba che devi fare con l'aquila, secondo me, perché quella c'ha in bocca. No, ho preso la banana. Perché... ho preso la luna che sta laggiù. You want the net, Leo, or the fishy people? Ok, l'ho preso tutte. The net. E adesso devo andare lì e mi... ok, ok. Ah, prendila! Sì, l'ho presa. E tu lo vedi in ritardo. Now we can make the other one. Yeah. Oh, sorry. Now we can do the big net. I'm gonna do a fishing pole and then I need to go. I don't need a fishing pole! You don't? No, I already got one. So you need a stone? Yeah. Okay, so you, you broke the axe too? Yes. You broke everything, books? Eh, devo muoverlo così adesso. Devo andare alla nave. Alla nave o alla NATO? Bella la inverted pyramid, è come The Biru invertita. La piramide è invertita, vabbè. Effettivamente. Guarda. Fa la battuta di... Guarda, sono diventato questo. Futurama. Sono diventato il... To zoom, press Y. Mario è facile come... Come si chiama? Orientamento e cosa... Molti si lamenta, cioè molti si lamenta, qualcuno si... Però voglio Sonic, non è da buttare, dai. Sonic, quello 2D o... Dio, sta, hey, 2D, perché allora, io mi ricordo che c'è un gioco del MAME in 3D, che però quella è una specie di corsa, roba del genere, che però faceva proprio schifo. Ah, cioè. Sonic Castle, una cosa del genere. Eh sì, mamma mia. Io sì, non l'ho mai preso perché so che non era molto bello. No, ma sta proprio sul MAME se lo cerchi, lo trovi. È l'unico Sonic che non è... Ma era un arcade. Sega, ma... Sì, è un arcade, perché comunque compare su MAME, quindi... Ah. Ma aspetta che devo andare, c'ho adesso una riunione alla mezza... A questo punto ci becchiamo poi da Alex. A che ora è che lo fa? Alle 9 e un quarto sempre. Su YouTube, lasci, poi su Twitch. Mi lasci, lasci. Okay, la queste qua di ghiaccio puoi spaccarle. Ma questo chi è? Martin McFly con la macchina. Sembrava la DeLorean. La DeLorean. I got the cost of waiting, but from... Diventa la macchina, e magari la schiodi. Diventa la macchina. È un taxi. Parla con lei. I've got customer waiting. So, prova a diventare te la macchina. Ma non si può. Lanci il cappello sulla macchina, vedrai che forse lo fa. Non fa nessuno niente. Non puoi spaccare il ghiaccio? No, neanche. Devi... cappellato. Ho preso a cappellato. No. Ragazzi, vado che devo far sto mio. Ciao. Ciao. Ciao Dozzo. Ciao Dozzo. Che c'ho... Come si chiama? Devo cenare. Sennò poi dopo chi... Tra poco, okay, però. Vince. Comunque è sicuramente è facile, vedi, c'è pure i suggerimenti. Bisogna... Sì, da quello che ho capito io, che stava aspettando il suo cliente, ma non è arrivato, no? Quello col taxi. E quindi che devi fare? Premi questo, con questo, presto, ok. Vabbè,
In quanto a altre notizie riguardanti cose internazionali, allora ci sono alcune buone notizie e altre. Dici le buone. Comunque c'è una curva di guarigione qua buona, però questo non vuol dire che dobbiamo e possiamo fare quello che vogliamo, tutto qua. Certo, dove i guariti sono sui 3000. Se continuate con il con la quarantena, sì. Sì, è meglio. Guarda, sono diventato un razzo. Forse è, questo è il bello di sto gioco, di poter prendere possesso delle cose. Ma perché non c'ho né Switch neanche. Poi c'è questo livello che vuoi diventare a 2D, che è bello. Ah, bello, bello, vai. Devi entrare dentro il tubo, sì, e sì, diventi 2D, mi sembra. Prendo un po' di cose qui. La Nintendo con Zelda, con Yoshi, Todd, tutti i personaggi principali, si è sempre data da fare. Mentre invece con la gente secondaria, oppure giochi che l'hanno lanciato comunque la console, ma che sono stati accantonati, se ne è strafregata, cioè nel senso non gliene importava più di da, però che bastardi, non si fa così, cioè prendi Contra, no, per esempio tu l'altra volta hai portato una specie di clone per Xbox, cioè comunque cacchio, lo dovrebbero fare loro il remake, sì, non sì. C'è uno anche per il PS2, Contra di lui. Cazzarola. No, il PS2 io, vabbè, c'ho l'emulatore, lo devo reimpostare perché poi ogni volta cambiano i plugin, però... Guarda questo qui. Lo giochi capovolto questo, guarda. Ciao Lupari, ciao Alex Battista. Guarda questo, lo devi giocare così. Ah, tutto al contrario. Sì. Voleva sapere Alex Battista Talisman, così si unisce. Non parlare con me, che per me quella. Questa domenica facciamo Talisman. Il gioco è roba tossica. Per me. Ciao Lupa. Questa domenica lo facciamo. Ciao Lupari. Dopo la live normale facciamo Talisman. Mi raccomando, con meno zoccole puttane. Con meno prostitute per lo mezzo. Sì. Diciamo, se no poi dopo cominciano a rompere i coglioni. Ci sono giochi che ti fanno bestemmiare. Come si fa ad andare in quel posto? Non lo so, ti ci mandano direttamente. Come si fa? Che O diventi missile, dovresti diventare, sì, missile. Non c'è missile, devi andare... No, di là, devi andare a sinistra, vai a sinistra. No, ma non devi scendere, vai a sinistra, sì, che ti arrivano una valanga. Però c'è pure quella... Ecco, ok, eccolo. Apposta. Accelerare. Grande. Dai, cioè, vedi, guarda, ci mettono tutto il... Ci fa la fantasia che vogliono con Mario. Dozzo è uno che gli piace talmente tanto che lo pubblicizza, ma non lo fa per soldi, ovviamente. Certo, perché senza, tanto lo so che mi sta sentendo, se però mi sbaglio... è un appassionato. A lui piace. E stai rispondendo? Lui piace, sì, infatti. Sì, sì. Cioè, sarà la mattina alla sera a romperci le scatole. Sì, veramente. Sto gioco. A me adesso io lo devo giocare. Ma ci siamo divertiti l'altra domenica, eh? Non è che ci siamo divertiti con un Talisman, perché spofonavo le canzoni. Parlavamo di cartoni degli anni 80, no? Infatti io ci sono stato solo sulla parte cartoni, poi
sulla parte talisman no. Infatti chat gridando ad Andrea, Silvia, Marco, a tutti quanti, lo sapete tutti, ti ho detto venduti, venduti. Questo psico fantasma, che roba è questa? Bella, bella, bella. Puttana. Che... è una puttana. Allora, guarda. È una navicella che è una che ha un cappello da esploratrice, come coda c'ha una mina e poi dopo può diventare pure astronauta. Sta scritto in descrizione il titolo Mario Odyssey, Super Mario Odyssey. Ma vieni, voglio il salto in testa. Vai. Non c'ha più la protezione. Sì, ma non ci ho saltato. Abbiamo preso un altro. Io il talisman l'avevo giocato da tavola. Ah, se ne... ho visto online di secoli fa. Di secoli fa, però io non me lo chiedi, io non l'ho mai giocato talisman né da talisman. È una cazzon. 1 euro, 2 e qua fa morire di quella parte quando dice non vale un cazzo, ma non vale un cazzo, vale 1 euro o 2 euro, cioè... quasi per... aspetta, non me lo ricordo. Quella canzone la sai più di me, oh, perché bisogna capire pure come lo dice, capito? Perché è amo, perché poi l'ho sentito un bel po' di volte, quindi io quasi il testo l'ho dimenticato. Quello basta che lo risenti, basta che lo risenti un'altra volta, tutto a posto. Tre spinte da fare. Scusa se non mi faccio mai dire, ma vedo tante cose e sono proprio messo male. E dove fa un casino di cose e non ci arrivo neanche a farlo, la giornata. Poi visto che un giorno sembra come un altro, uno c'è la bella cosa lì. Perché non salto sulla testa? No. Dai! Cazzo, non mi salta sopra! Come lì, Duncan! Non mi salta sopra, non so perché! Ma forse non è che devi prendere possesso di... no, della tua testa! Quando lei spara questa,
Gliela devi lanciare indietro. Sì, ecco. Poi ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao. Che fai di bello? Ciao Santuro. Santuronsu. Ah, Santuronsu. Uno sta giocando a Mario Odyssey. Sta su Twitch. Sta sul canale Twitch, Danca. Sono un malatesto. Ecco. La devi fare varie volte. Ah, Danca, ti sto anche ostando la live. Eh? Ti sto anche ostando la live. Chi? Io. Ah, ok, grazie. Ma se rimani fermo, ha detto che dovresti riprendere piano piano l'energia. Grande, Danca, vai. Ma dai. Cosa? Se come rimani fermo. Ma è il boss questo? Sì, è uno dei boss. Sembra la piramide invertita. Sembra forte, sai. Visto. No, perché lo dice proprio come suggerimento. Se stai fermo, recupera l'energia. Beh, gli dovevi lanciare la sì, palla. L'ho fatto, ma è la seconda volta l'ho fatto. Allora, la palla, no, queste bombe più piccole. Ma dai, la palla. Gira la palla. Quante... Ciao Andrea. Ah, tu stai andando in live con Mario Odyssey. Mario Odyssey. Con Streamlabs. Danca. Sì. Con Streamlabs fai aggiorna il gioco. Io vado, grazie Duncan, ciao, grazie. Vince, grazie. Ciao, buona cena Duncan, buona cena Giuseppe, ma buona cena Lupari, Santo ciao, Donzu. Ciao Giuseppe, Vince. Ciao Tommy, ciao a tutti. Ciao. Morta, l'ho ammazzata, ciao, Vince, ciao. L'hai ammazzato? Sì. Vai ancora Lupare, dove vai adesso? Ah? No, sto parlando. Cosa? Sto parlando a Lupare che dice che se ne va ancora. Ah. Dove vai Lupare ancora? Vieni, scappi, ritorni. Ragazzi,
sono andato a prendere il telefono. Eh? Sono andato a prendere il telefono. How do you? I am what you call Yaxi. I want to ride to beat 30 coins. Let's ride. Press B to break and press on. Ehi, grande! Aspetta, ma... Perché? Cazzo, mi son... fregato. Che cazzo ho fatto? Ah, ok, Lupai, sono qua, saluto Vince, ah, ok, ok. Credevo che tu te andavi. Diretta di nuovo. Cazzo. Ma dai. Lasciatemi in pace. Maledetti. Ok, dopo andiamo tutti da Alex. Cazzo, quanto corre questo? Press B. Corre della Madonna questo. Ma no! Sì, ma apposta dobbiamo scendere qui. Non ancora, Lupa, non ho ancora mangiato. Non hai ancora mangiato? No. Io ho mangiato una torta salata a 7 ingredienti allo yogurt. Come si fa a spostare questo? Devi andare lì, ma come si fa? Da qui. Come vado ad andare lì? Ok. Ma dai. Ma
Mamma mia. Ma è in live, Alex? Non per ora. Alle 9. No. Alle 9. Sì, alle 9 e un quarto. Ma stai dentro tu, eh? Non uscire da... Non uscire, Giuseppe. Mi hai capito? Sì, ho capito. Ho capito. Sta a casa, tranquillo. Però guarda, non vedo l'ora di rifare di nuovo atletica. Non vedo l'ora. Ha ragione, ma per ora non si può. E tu sport stai facendo? Chi io? Che sport? Sport. Al lavoro io vado. Ah, ho capito. Ah, in poche parole lo stai già facendo l'attività fisica andando a lavorare. Certo. Infatti. Bello sto coso, sì, lo fa, è bello. Ah, Lupari, Lupari ti sta dicendo che è un bel gioco. Sì, sì, l'ho già letto. Ah. Cazzo. Ma dai, ecco. Minchia, mi hanno esploso. Fermati. Cazzo. Devo trasformare in quello. Ti devi trasformare in un proiettile, questo. Oh, io di mattina giocando con Smite ho vinto 3 partite. Giocando a Smite. Non ho mai giocato. Ho vinto 3 partite tutte di seguito. Lo so, sembra impossibile, però. Dai, dai che ci arrivo, ehi, grande. Beh, grande. Come ti fa fare le live su Twitch? Non le faccio, sul PC lo sto facendo. No, come va a farle su Twitch le live? Li faccio su al PC, ma attacco la PC all'Xbox, poi con il sistema remote si vede lo schermo sul PC. Esatto. Questi razzetti veramente che voli. Minchia, due grandi razzi. Ma che è? Ecco il boss. No, è il boss? Credo. Mi sembra che sì, che è il boss. Sì. Dai, resist. Means Sono la mano. Mi devo trasformare nella mano. Bella questa cosa qui.
No, no, no. Oh, il tuo canale di. Il tuo canale di. Twitch è molto migliorato. Adesso c'ho tanti. C'ho più follower. Su YouTube c'ho 540 iscritti adesso. Sei migliorato. Così corri di più quello. Grande. Cioè, se ti ero conosciuto prima quando parlavi in inglese non ci capivo niente. Ma poi ho cominciato a avere tanti followers italiani. Tutti quasi i miei follower sono italiani. Allora, meglio parlare in italiano, no? Oh, comunque hai fatto bene a fare a imparare l'italiano da Anca. L'ho imparato dal televisore. Esatto. Secondo me non ti devi far colpire. Sì, ma deve prendere la mano. Così prendi la mano e tu raccomandi. Adesso non ti devi, ecco, non guarda. Ti, non ti, non... Io ho dato un pugno, hai visto? Esatto. Vittoria? No. No, ti devo dare più di un 1. Ah. Oh, guarda, questo boss è... Capito? Ci sei ancora? Ecco. Nice. Ci sono. Cazzo, quasi mi ha preso. Dai che c'è un cuore, dai. Grande. Grande. Finito pure questo, grande! Ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine, eh? Non del gioco, per chiudere la live.
Luparin, Lupari ti stava dicendo che è grande Danka. Questo povero muso. Conviene salvare e iniziare. Niente, non mi servono più cose di quelle. Mi servono più banane. Lo pari ti sto dicendo, uè sala! sì. Aspetta, la pledge mi dice di andare da qui, da questa parte. Ah, se tu mi vedevi collegato su Discord francamente. E tu non mi vedevi nei server francamente. Ero in un altro server. Resta tranquillo. Che stai giocando questi ultimi giorni? Guarda, grazie per la donazione, Alex. Grazie, amico. Oh, in questi ultimi giorni. Grazie, sei sempre gentile. Un'altra donazione, dai che siamo venuti a 57 euro. Grazie, Alex. Grazie della donazione. Ciao Enzo! Orecchia zozza! Suon Nicola! Alex, oh, io fra 5 minuti chiudo così vengo alla tua live, eh? Aspettami là! Oh, Danka! Io in questi giorni Io ho giocato con il gioco delle navi. Aspettami la fratella che vengo alla tua live. Sì, a quello della nave hai giocato, Giuseppe? Warships delle navi. Ti ringrazio ancora, Alex. Grazie. Non si fa sedere. Warship, sì, lo so qual è. Si scarica gratis quello, no? Sì. C'è pure sull'Xbox 360 quel gioco. Oh, indovina quanti soldi c'ho là. Quanti cosa che? Che de che? Quanti... Certo, sei sempre gentile, grande. Io ho detto quanti soldi c'ho, francamente, indovina. Un milione. 17 milioni e 500 mila. Ho fatto una strage di navi di comprare navi. Vabbè, ho sempre vinto. Magari erano veri. No? Certo. Non si fa andare lì. E magari che li volevi tu! Ah? Certo, chi non li vuole un milione? No, 17 milioni! Chi non li vuole? In un gioco, cioè io. In un gioco. Dai, prima luna trovata. Prima luna trovata. You got.
Servono di più. Ma no, perché sono caduto? Dai. Primo luna almeno l'abbiamo trovato. Oh, lo sai che abbiamo messo la fibra da 1 giga noi. Io. Grande, così stream meglio, no? Ah. Ma quanto c'hai di upload? Perché quello è l'importante. In upload 200 mega. Ok, grazie, a dopo. Faccio altri 5 minuti e vengo sulla tua live. Alle 9:30 cominci, no Alex? Dove cazzo si va adesso? Capito, Danca. Dimmi, che ho parlato un po'. Dimmi. Che in upload faccio 200 mega in upload. Di in upload quanto ce n'hai? Ah? Quanto ce n'hai? Quanto ce hai di upload? 200 mega. Di download, non di upload. No, in upload. Non si può avere 200 di upload. Io c'ho 41 giga. In download faccio 1 giga. E allora sì. Allora sì, hai ragione. Poi sono diventato una lapandina. Cazzo, sono di caduto, minchia madonna. Posso risalire da qui, che faccio? Allora Duncan, tu conosci il gruppo di rock di Linkin Park, tu? Sì, lo so chi è. Ciao Daniele! Sbito fuori. Perché stai ruotando in un asta? Ah, aspetta, te ho spinto. Deve fermare qui. No, ho capito questa cosa. Ok. Danca. Dimmi Giuseppe. Dimmi Giuseppe. No, non ho capito una cosa. Cosa? Una cosa. Non ho capito. Cosa servono quelle aste gialle? Sono dei pali dell'elettrico. E ci corri. Diventi dell'elettrico e ci passi dal capo. Ah, il nostro Super Mario in terra. Messicana, sì. Allora, quella freccia ti dice dove vai. Là. Infatti. Tutto dritto. Ma mancano. Ah, sinistra. Ok, va. Cazzo, mi mancano di più. Secondo me lo devi cliccare. Ok. Io mi fermo qui, ragazzi. Mi fermo qui.
ci vediamo domenica con un'altra live. Forse domenica continuiamo Super Mario, dai. Questa domenica dopo un'altra talisman con il nostro amico Dozzo. Io vi saluto perché devo andare a pranzare. Vi invito tutti a venire sulla live di Alex che comincia fra 5 minuti, fra 7 minuti esattamente. E ciao a tutti. Statemi bene, state a casa, non uscite, non c'è bisogno di uscire per ora. E prendetevi cura della vostra famiglia. E a dopo, ragazzi. Ciao Lupare, ciao Daniele, ciao Alex, ciao a tutti. Ciao Giuseppe che sta su Discord. Ciao. Saluto a tutti, Giuseppe. Ciao a tutti. Ok, ciao a tutti, chiudiamo qui. E come ho detto prima, statemi bene, ragazzi. Ciao e vi voglio bene.